Cristian Boemo, presidente del CAI di Cervignano del Friuli. Allora, innanzitutto, come sempre, per far capire ai visitatori dove andare a trovare lo stand del CAI, che indicazioni logistiche possiamo fornire? Lo stand del CAI quest'anno ritorna in Piazza Indipendenza vicino il municipio, e quindi saremo di fronte tra il municipio e il Credit Friuli. Quali sono un po' le caratteristiche che contraddistinguono lo stand del CAI? Perché la piazza è gremita di molte associazioni, per cui tutti quanti ovviamente li invitiamo a visitare ogni stand, ma al CAI in particolare cosa c'è da trovare di diverso rispetto alle altre associazioni? Quest'anno abbiamo una particolarità, abbiamo collaborato con la FDS di Cervignano e poi con un'associazione austriaca nelle vicinanze di Vienna, quindi questa è la particolarità. Con queste due associazioni creeremo un polo particolare. In più c'è la famosa parete di arrampicata, che quest'anno un po' è ridimensionata dell'arrampicata del bouldering, chiamiamola tecnicamente. Ecco, quindi adatta per adulti e anche piccini. Numerose attività presenti a San Martino per il CAI, ma numerose attività che il CAI compie durante tutto l'anno all'interno della comunità cervignanese. Se dovessimo ricordarne qualcuna, quale potremmo citare? Diciamo che all'interno della realtà cervignanese il CAI fa attività divulgativa nel territorio, non soltanto qui a Cervignano ma in tutta la Bassa Friulana. Noi facciamo prettamente attività in montagna, è chiaro, però qui cerchiamo di diffondere la nostra passione facendo soltanto divulgazione e con attività culturali in particolare. Ecco. Per chi volesse avvicinarsi al mondo del CAI come associazione, cosa bisogna fare? Venire a trovarci il giovedì sera, siamo sempre aperti, altrimenti anche durante la settimana, e troverete dei soci che vi danno tantissime informazioni, e qui troverete persone che comunque cercano di farvi avvicinare a questo mondo che è molto molto particolare. Tra le attività in montagna invece che il CAI svolge durante l'anno, cosa possiamo citare? L'escursionismo prima di tutto, perché la maggior parte dei soci comunque cammina solamente, c'è una piccola parte che fa arrampicata e poi tutte le attività inerenti alla montagna, dal canyoning al mountain bike, al ghiaccio d'inverno, allo sci. Queste sono le attività predominanti del CAI. Quali sono invece, per concludere, le caratteristiche che una persona deve avere per potersi iscrivere al CAI? Deve essere un super atleta oppure non è necessario? Nessuno qui è super atleta, i super atleti fanno parte di squadre ben specializzate. Noi siamo dei semplici amanti della montagna, dal semplice escursionista e anche all'alpinista vero e proprio.